La prima è mettersi sempre la cintura, ovviamente. Poi non bere, cioè non guidare quando sei lucido, badare sempre ai tuoi bambini, rispettare le regole della strada, rispettare sempre i segni stradali, vedere le persone, stare attenti e non parlare con il telefono in mano. Queste alcune delle 10 regole fondamentali per la guida sicura trasmessa agli oltre 300 bambini delle scuole aretine presenti all'iniziativa ACI Karting in Piazza, un mini corso di educazione stradale intensivo per far sì che i bambini diventino ambasciatori di guida sicura. Ma non solo teoria per gli studenti presenti, che si sono messi al volante di un vero kart elettrico in un percorso protetto ed allestito con segnaletica stradale. Gli permette di provare per la prima volta, probabilmente molti di loro, un mezzo e condurlo direttamente, quindi la possibilità di provare e mettere in essere le regole che precedentemente, pochi minuti prima, gli vengono in maniera molto semplice riportate dai nostri formatori. In questa maniera stamattina dei ragazzi sicuramente saranno come delle spugne, quindi apprenderanno questi concetti e li metteranno in pratica. I ragazzi alla fine saranno dei veri e propri ambasciatori della sicurezza stradale, in modo tale che possano promuovere in casa, con i propri genitori, con i propri amici, questo messaggio. Un attimo, devo rispondere al telefono. Brava, mi fermo, non si risponde al telefono. Questa è una di quelle iniziative di educazione civica diretta, nel senso che i ragazzi imparano facendo, in questo caso imparano l'educazione stradale, ed è una formula che ci convince moltissimo, per questo che abbiamo voluto sostenere ACI in questa iniziativa, perché riteniamo che il rispetto delle regole, il rispetto di se stessi e degli altri, sapere che bisogna imparare a fare le cose prima di farle, è un grande elemento di educazione civica. E poi riteniamo anche che ci siano alcuni concetti che possano transitare agli adulti anche attraverso i bambini.